Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati nella serie Old Stream Farm, ragazzi. Oggi siamo qui sul mio vigneto perché purtroppo mi duole tanto il cuore, ma è arrivato il momento di salutare pure il mio vigneto, perché purtroppo con la Global, anzi per fortuna purtroppo, con la Global Company il mio vigneto purtroppo ha fatto il suo tempo. E c'è un nuovo vigneto, vi lascerò il link ovviamente in descrizione, anche andando contro i miei stessi interessi. Pensate, ragazzi, che persona che è Robby Mello, quanto Robby Mello tiene a voi, anche contro i miei interessi. Io devo farvi vedere, devo segnalarvi questo nuovo vigneto e lo metterò nel mio, appunto qua, al posto del mio vigneto. Allora, ragazzi, andiamo innanzitutto a vendere quello vecchio. Che cosa ha di più bello questo vigneto? E niente, ragazzi, è che produce casse di uva, quindi ragazzi, produce proprio casse di uva, e addirittura c'è una cantina posizionabile dove noi andremo appunto a produrre il nostro vino. Allora, innanzitutto cominciamo a vendere il nostro vigneto. 1 2 e 3. Poi, ragazzi, vendiamo anche il vigneto 2 a Bianca. 1 2 e 3. Ok, ragazzi, venduti i nostri vigneti. Ancora non c'è, bastano i soldi, raga. Ancora non c'è, bastano i soldi. Ma comunque vendiamo pure il caso, poi venderemo pure le serre. Adesso ci abbiamo 93.000 euro. Adesso io direi, ragazzi, di prendere un piccolo prestito. Vediamo un po' se ci fa un altro piccolo prestito la banca. Speriamo. Sì, ce lo fa, ragazzi. Quindi col piccolo prestito noi mettiamo appunto il Grape Factory, che è questa qua, la fabbrica dell'uva. Allora, ragazzi, che questo vale quanto tutto il vigneto nostro di prima come grandezza. Porca miseria, guardate quanto è grande. Non so se è meglio così o dall'altro lato, però io, ecco, lo avvicinerei di più sulla strada, in modo che prendiamo tutta la distanza. Ok, avviciniamolo di qua, perfetto. Perfetto, ragazzi, andiamo a disegnare un po' di roba. Allora, vediamo come disegnarlo. Allora, modifichiamo, andiamo a pitturare un po' il terreno. Io direi qua ci mettiamo, ecco, tutta la zonetta così. Qui ci mettiamo la zonetta così. Ok, qua su questo non serve più. Qua, ragazzi, non serve più, quindi lo facciamo, lo ricoloriamo, come si dice. Ok, cancelliamo tutto, intanto i soldi vanno via, non c'avemo più una lira. Per sta colorà qua non c'avemo più una lira. Però mi tocca farlo pure di qua, perché sennò è brutto che rimane così. Ok, perfetto. Ok, vabbè, famo finta che quella fresata lì, insomma, va per le piante. Vada per le piante, ok, così, e poi per lungo. Tra l'altro, ovviamente, hanno usato il mio modello, come potete vedere. Hanno usato il modello 3D del mio vigneto, solo che in più ci hanno messo qualche fogliolina sotto, l'hanno abbellito un po' con qualche fogliolina sotto, però come vedete il modello è quello del mio vigneto. Adesso, ragazzi, andiamo a vedere un po', eccolo qua, ragazzi, vedete il modello, è il mio, insomma, è il mio vigneto. Allora, vediamo un po' che cosa ci hanno aggiunto. Come vedete qua c'è il trigger per, non so perché rimane già pieno il trigger per il letame. Allora, vediamo un po' di salire su qua. Se apre qua, no, non si apre. Ma non c'è l'F1 da qualche parte. Eccolo qua, mi sa qua dentro. Qua, sta qui, ragazzi, sta qui. Allora, abbiamo bisogno di manure e water l'acqua. E quindi, ragazzi, ci avvaleremo del nostro fantastico Fiatino. Beh, comunque abbiamo pure un po' risparmiato lo spazio. Questo, ragazzi, qui hanno mischiato è uva bianca e uva rossa insieme, mentre io avevo fatto due vigneti distinti. Qua è uva bianca e uva rossa insieme. Allora, ragazzi, cominciamo a dare acqua con il nostro fantastico Fiat 65-66. Ragazzi, non so se vedete che ho comprato il Fiat 65-66. Io lo do quasi per scontato, ma voglio dire, l'ho fatto in live su Twitch. Ne approfitto per invitarvi sempre sul mio canale Twitch, dove faccio live quasi tutti i giorni, a volte due volte al giorno, a volte mattina e sera, a volte solo la sera. Insomma, ragazzi, vi invito sempre a venire sul mio canale Twitch. E poi
voglio andare in farm a prendere un bel carico di letame per il mio vigneto. Un bel carico di letamino per il mio vigneto, che non è affatto male, però sto trattore qui non ha i carri abbastanza piccoli, cioè questo qui praticamente soffre a tirare anche il carro quello piccolo da 4.000, questo soffre sempre. Quindi andremo in farm e verremo su con un altro trattore a portare una bella e sostanziosa letamata. Faremo una bella e sostanziosa letamata. Intanto pensiamo a mettere l'acqua. Ok, andiamo a mettere l'acqua. Speriamo a sto punto che prendano anche il mio olivo, le mie piante di olivo, e facciano la produzione di olivi. A sto punto, ragazzi, mi piacerebbe tantissimo pure questo. Allora, scarichiamo. Ok, scarichiamo acqua. Vediamo quanta ce n'è. Ce ne va tantissima di acqua qua, tipo 100.000 litri, però vabbè, la metteremo pian piano, giornalmente. Non è che mo potremo stare qui a mettere 100.000 litri di acqua. Intanto l'acqua l'abbiamo messa. Adesso io direi, mentre questo lo rimetto a caricare acqua, direi di andare in farm. Un attimino, andare in farm e tu ricarichi di acqua e andiamo a caricare la cacca. Allora ragazzi, per caricare il concime mi serve il carro quello più piccolo, eccolo qua. Ci facciamo una... che c'è il ghiaccio qua! Ci avvaleremo del nostro fantastico fiattino, questo qua, ok. Ok, chissà se è pronto il compost, così ragazzi a fine puntata iniziamo pure a vendere il compost, così guadagniamo anche qualcosetta in più. Allora vediamo se tra mucche e maiali ci prendiamo almeno metà carro, perché comunque non credo che abbiano prodotto cacca più di tanto, perché la cacca l'ho caricata già in questa giornata di gioco all'inizio, quindi non credo che abbiano prodotto più di tanto, ma uno ci prova lo stesso. Ok, vediamo un po', innanzitutto accendiamo i nastri. Ok, qui è pochetta, vedete, è pochetta, però quella pochetta fammela raccogliere, insomma. Ok, carica. Ma com'è? Non cade? Non sto sotto il trigger forse? Aspetta, forse non sto bene sotto il trigger. Aspetta, perché non vedo che casca. Vediamo un po'. Oh, ok, non stavo bene sotto il trigger. Ok, bella cacchetta. E vediamo quanto ne avranno i maialotti. Ecco, qui ce n'erano tipo 1500 litri più o meno, è rimasto un mucchiettino, ma quanto volete che sia. Andiamo a vedere dei maialozzi. Ho fatto il sistema anche dei maialozzi, il sistema di nastri, perché sono stato qui 7 anni. Ho fatto anche qui questo bel sistema di nastrini. Ok, vediamo un po' di accenderlo innanzitutto, perché secondo me non è acceso. Ok, così è acceso. A posto, maialetti, datemi tanta cacca, maialetti. Datemi tanta cacca che io la trasformerò in uva. C'era, no, questo detto che diceva: datemi un punto di cacca e vi solleverò l'uva. Più o meno era così, credo, il detto. Carichiamo. Oh, qui ce n'è un po' di più, qui dai maialetti ce n'è un po' di più, meno male. Quindi 1500 là. Vediamo qua. Boh, 8000 più o meno, dai, 8000 di cacca. Non è tanto, non è tanto, però manco poco. Non è tanto, ma manco poco. Dai, possiamo comunque avviare la produzione. Bisogna comprare qualche maialetto in più. Poi ragazzi, adesso sto facendo ingrassare i maialetti in modo che poi inizieremo pure la produzione di prosciutto. Ragazzi, la produzione di prosciutto. Allora, andiamo. Vi ricordo sempre, ragazzi, che questo vigneto che adesso vi metterò in descrizione... serve la Global Company per farlo funzionare, ok ragazzi? Quindi, nonostante mi hanno ciulato il vigneto, comunque io lo pubblicizzo lo stesso, lo uso lo stesso, perché come ho sempre detto, io, a parte ormai non faccio più mod, quindi non posso più considerarmi nemmeno un modder, però non sono quel tipo di persona che inizia a fare: ah, mi hanno fregato quello, mi hanno fregato quell'altro. Se uno fa una mod e la metto online, è ovvio che c'è il rischio
prima di tutti che qualcuno te la ciula e poi se uno lo fa per aiutare la community. Quindi ben venga se qualcuno ha preso il mio vigneto e lo ha migliorato, ma chi se ne frega voglio dire, dell'orgoglio, del dire ah, il mio è per me, queste cose, l'ha migliorato, ha fatto un grande lavoro. E io ne sono veramente contento, anzi faccio proprio i complimenti, che mi pare si chiama The Snake, il modder, quindi gli faccio 12.000 complimenti, ragazzi. Sarebbe bello se tutti i modder ragionassero un po' così, però vabbè, io credo che no, non che io so figo, però io credo che questo sia il giusto ragionamento da fare in ottica di mod, però ognuno la vedo in modo suo, la gente a volte è più contenta a fare le guerre che aiutare la community. Allora, come vedete, il letame, oh, del letame ce ne va di meno però. Allora, mentre dell'acqua ce ne vanno 100.000 litri, del letame solo 16.000. Bene così. E quindi, ragazzi, è iniziata la produzione. Vediamo se è cambiata qualcosa. Qui c'è l'uva bianca, qui c'è l'uva nera. Qui c'è l'uva bianca. Ok, è mischiata, è uva bianca e uva nera. Uva bianca e uva nera e qui spawna. Qui dovrebbe spawnare, ecco qua ragazzi, i bancali di uva. Non capisco perché ci hanno messo sta roba qua sopra. Perché ci hanno messo ste mattonelle. Queste sono orribili, ste mattonelle. Però vabbè. Ecco qua ragazzi. Sta spawnando l'uva che poi quando avremo i soldi metteremo nella nostra cantina per produrre il vino. Visto che però adesso non abbiamo i soldi per la cantina. La cantina, il link della cantina e tutto quanto ve lo metterò quando la userò. Adesso vi metto solo il link di questo bel vignetino. Adesso detto questo, andiamo un po' a vedere come siamo messi con il compost, così chiudiamo la puntata in maniera compostetica. Si dice compastica, componentistica, vabbè, uguale. Allora andiamo a vedere. Questo qua giù, ragazzi, è tutta la nostra zona industriale. Allora, questo è il caseificio. Ok, vediamo un po' se è pronto un po' di compost. Quanto è pronto di compost? 3.600, capirai. Ce famo una mazza, ragazzi. Ce famo una mazza. Però vabbè, piano piano riempiremo anche la compost master. Ok, cominciamo intanto a caricare quel poco compost che c'è. Ecco fatto, ragazzi, che arriva il compost. Arriva pure il compost, però è pochino. Vabbè raga, io mi fermo qua, sapete che questa poi è una puntata veloce, giusto per fare il secondo video della domenica, quindi io ringrazio come al solito tutti i miei amici abbonati che sono l'anima e il cuore del canale, mi consentono di fare video, di non chiudere baracca e burattini, quindi se vedete questo video è soprattutto grazie agli abbonati, quindi grazie, grazie, grazie amici abbonati, se anche voi volete sostenermi con un piccolo abbonamento, con una piccola donazione o con l'abbonamento, trovate tutto in descrizione. Poi vi ricordo di venire su Twitch dove faccio live praticamente tutti i giorni. Vi ricordo anche che potete comprare Farming, il nuovo DLC Platinum a prezzo scontato qua sotto da Stan Gaming, ma anche tanti altri giochi. Tipo c'è PES 20 a 35 euro, c'è FIFA 20 a 20 euro, a 10 euro in meno rispetto a Steam e tante tante altre offerte. Dateci uno sguardo, però vi ricordo di acquistare sempre dal linkettino qua sotto, ragazzi, così aiutate il Robby Mello col canale. E, detto questo, niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!